amici Gigi di Ferro Team. Questa sera ci troviamo a Spresiano in provincia di Treviso, nel locale Odissea, uno dei locali più grandi d'Italia. Questa sera assisteremo a una selezione di Miss Italia. Seguiteci, ci vediamo dopo! Ok, direi che ci siamo, dai, direi che ci siamo. Eccoci qua, mi sposto. Posso spostarmi al centro del palco? Mi date l'ok? Ok, è arrivato l'ok, grazie, buonasera. Buonasera amici dell'Odissea, ovviamente, in questa bellissima sala anima. Anche questa sera va a ripetersi un po' quella che è stata l'esperienza di qualche settimana fa, con una selezione valida per l'80esima edizione di Miss Italia. Con noi 19 bellissime ragazze, per loro un bel applauso, e le vediamo tutte insieme in una prima passerella. Eccole qui, prego. Ragazze candidate al titolo di Miss Miluna Odissea. Miluna, uno sponsor storico di Miss Italia, che per la ragazza che vince offre un gioiello preziosissimo per lei, quindi una doppia soddisfazione, doppio motivo per portarsi a casa questo importantissimo titolo. 19 le ragazze in gara, ovviamente le prime 6 andremo a premiarle, ma la cosa importante è che prime 3 classificate accederanno di diritto alle finali regionali di Miss Italia e Veneto. Una delle finali regionali, tra l'altro, la faremo proprio qui all'Odissea alla fine del 20 di luglio, ma andiamo a conoscere le concorrenti, iniziando dalla concorrente numero 1, lei è Beatrice. Le vediamo prima uscire con il loro abito, poi le vedremo con il podio, perché lì davanti a noi c'è una giuria che è prontissima a votarle. Prontissima Consuelo, concorrente numero 2. Andiamo con Asia, concorrente numero 3. Numero 4. Nicole, la nostra Nicole concorre con il numero 5. E poi abbiamo Jessica, concorrente numero 6. Che lascia spazio a Jenny, concorrente numero 7. Numero
8, lei è Livia, 17 anni, di Fontano, provincia di Treviso. Susanna, concorrente numero 9, 20 anni, di Piombino Dese, quindi della provincia di Padova. È sicuramente prontissima anche Chiara, concorrente numero 10. 19 anni di Sedico, provincia di Belluno. Andiamo con Giulia, concorrente numero 11. Giulia, 20 anni, arriva da San Donato di Piave, provincia di Venezia. Chiude il gruppo Elisabetta con il suo numero 19, 18 anni, di Padova.
grazie alle nostre 19 concorrenti che ora tra qualche istante rivedremo con il podio. Poi voglio ringraziare i fotografi, cioè il fotografo del locale, tra l'altro nei prossimi giorni nei social dell'Odissea Anima potete vedere tutte le foto. Vedo Mario Bonetti con la sua telecamera, i suoi assistenti per le sue riprese. Poi Walter Panizzotto, il nostro fotografo ufficiale di Miss Italia in Veneto, dove ovviamente anche sui social di Miss Italia in Veneto potete trovare immagini di questa serata. Ma siete pronte? Sì? Andiamo con l'uscita in podio, concorrente numero uno, lei è sempre Beatrice. Corrente
posizione numero 11. Thank you.
Milluna Odissea, chi è la seconda classificata, chi sarà la terza, chi sarà la quarta, quinta e sesta, è questo. Lo sapremo più tardi, intanto adesso potete parlare e poi noi ci vediamo fra qualche minuto. Buona serata, a dopo, grazie. Un applauso per le 19 candidate al titolo di Miss e Milluna Odissea, eccole qui che si schierano qui sotto davanti a noi. Un applauso per loro, forza, eccole qui, bellissime. Giannino Verandi è prontissimo per andare ad assegnare le fasce insieme a lui, anche Sara Darios. Per Milluna, allora. Divertitevi con le telecamere, con social, foto. Io lo dico a chi ci sta seguendo da casa attraverso i telefonini. Siamo alla discoteca Odissea. E in qualche modo combiniamo. Allora io vorrei fare subito un ringraziamento a un'amica che è qui questa sera, è già una finalista regionale, ma è venuta come ospite perché insomma ha detto ma io voglio fare un po' di esperienza e stare insieme a voi. E quindi io vorrei un applauso per la concorrente numero 12, Beatrice Vallini. Fai un applauso. Un applauso per lei, già una finalista regionale, si è avvicinata a Miss Italia da qualche mese, ha detto ma io voglio lo stesso venire a fare selezioni e stare con le mie amiche. Noi ti ringraziamo di questa e insieme a te questa sera sei venuto a vedere chi saranno le prossime ragazze che contesteranno le finali regionali. Ma iniziamo a premiare la sesta classificata e qui c'è Giannino, pronto Giannino, facciamo un applauso alla famiglia Venerandi che ci offre queste serate straordinarie, Giannino in particolare. Ci siamo amici che ci state seguendo attraverso la pagina di Miss Italia Veneto. Questo è l'applauso che vi arriva dall'Odissea di Spresiano, sta l'anima, fate un bel applauso. Fatemi sentire da casa chi ci segue attraverso i social. Eccoli là, sono tantissimi ad applaudire queste 19 concorrenti arrivate questa sera per questa selezione di Miss Milluna Odissea. Cominciamo con le premiazioni. Giannino Venerandi, il padrone di casa, andrà a segnare la fascia, la sesta classificata. Pronto Giannino? Alla concorrente numero 5, Nicole Boccafuoco di Belluno, sesta classificata, e lei! Un applauso per Nicole! Eccola qui! La nostra Nicole Buttafuoco, sesta classificata in questa serata molto molto complicata perché le ragazze sono davvero tutte bellissime. Andiamo avanti con la classifica, la quinta classificata. C'è, è pronto Giannino con la fascia. Quinta classificata, la concorrente numero 4, Giada Darugna di Fossato, provincia di Belluno. A lei! Quinta classificata, Giada Darugna di Fonzato Belluno. A questo punto siamo pronti per la quarta classificata, sempre Giannino Venerandi pronto con la fascia, che va alla quarta classificata, che è la concorrente numero 18, Michel Damian di Belluno. Ora si sale in classifica. Si arrivano i primi tre posti che sono importantissimi perché le prime tre classificate accederanno di diritto alle finali regionali in Veneto di Miss Italia. Miss Italia ha tante finali regionali in Veneto, una sarà proprio qui all'Odissea alla fine del mese di luglio, però poi ci vedremo per un'altra selezione il 2 giugno, dico bene? Correggete, l'1 giugno una selezione quello di sé, poi a fine luglio una finale regionale. Ma andiamo a conoscere il nome della terza classificata, quindi finalista regionale di Miss Italia in Veneto, la numero 10, Chiara Fregona di Sedico, provincia di Belluno. E Chiara si aggiudica il passaggio alle finali regionali all'Odissea. Ci siamo con la seconda classificata, anche lei ovviamente ammessa alle finali regionali Veneto di Miss Italia. Seconda classificata, la numero 8, Kivia Oliveira di Fontano, in provincia di Treviso. A questo punto
Pronto Giannino Verandi con la faccia della prima classificata. Pronta anche Paola Rizzotti, organizzatrice di Miss Italia, esclusivista di Miss Italia in Veneto, insieme alla giurata, fatto parte della giuria in rappresentanza di Miluna, la signora Sara Darios di Gioielleria Trevisiol di Conegliano, che consegnerà il gioiello Miluna in palio per la vincitrice. La prima classificata che si aggiudica il titolo di Miss Miluna Odissea è la concorrente, se mettete buio non ci vedo, numero 17, Camilla Pianello di Mestre, in provincia di Venezia. E la vincitrice di Miss Miluna Odissea, che si aggiudica la fascia, ovviamente la corona. Segnato da Sara Darios, la presenza di Trevisiol, gioielleria di Conegliano. Io vi chiedo il più grande applauso che potete riservare a tutte le grandi protagoniste di questa serata. La numero 1, Beatrice, Consuelo, Asia, Giada, Nicole, Jessica, Jenny, Kivia, Susanna, Chiara, Giulia, Beatrice, Sandy e poi ancora Linda, Ilaria, Sara, Camilla, Michelle e Elisabetta. Queste sono state le grandi protagoniste di questa serata, ma ricordiamo Camilla, Kivia e Chiara ammesse le finali regionali e poi quarta classificata Michelle, Giada insieme a Nicole. Grazie, grazie davvero a tutti quanti. Grazie a queste splendide ragazze, ci vediamo prossimamente anche qui ovviamente l'Odissea, grazie, è sempre bellissimo presentare in discoteca, mi sembra di ringiovanire di 20 anni. Grazie ragazzi, siete stati straordinari e adesso continuate a ballare e facciamo rientrare le nostre ragazze in camerino. Ciao anche a chi ci segue dalla pagina di Miss Italia Veneto, seguiteci sempre, sempre qui insieme a voi, ciao, grazie. Della selezione di Miss Italia all'Odissea. Ciao Camilla, ti aspettavi questa vittoria? No, sinceramente non mi aspettavo questa vittoria ed è stata una soddisfazione grandissima perché era fin da piccola che sognavo comunque di partecipare alle selezioni di Miss Italia e per me è un'emozione unica, veramente, senza parole. Ti sei divertita a partecipare? Sì, è stato veramente una bellissima serata, un bellissimo contesto e un bellissimo ambiente. Bene, congratulazioni e buona fortuna per la finale. Grazie. Bene, la selezione di Miss Italia è conclusa, la vincitrice è Camilla Pianello, ci vediamo alla prossima selezione.